da 80 anni. La qualità di sempre. Saicaf, il caffè. Rassegna stampa. Oggi parte un appuntamento fisso che ho con un caro amico, ma soprattutto direttore Lino Patruno. Ciao Lino, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Devo dire, un uomo che ha raccontato molto del Sud Italia, soprattutto, non solo dell'Italia a livello nazionale, ma molto del Sud Italia. E diciamo, Lino, tu hai vissuto praticamente le varie fasi d'Italia, diciamo dagli anni 70, anni 80, anni 90, e oggi stai osservando praticamente un po' tutto quello che sta succedendo, da un'Italia chiusa nelle sue frontiere, adesso un'Italia globalizzata che francamente crea un po' di inquietudine, perché non sappiamo effettivamente quello che succederà. Però una prima domanda che ti voglio fare, Lino, che ci tengo tantissimo, è proprio il ruolo del giornalista, perché se ne sente di tutto. Sentiamo Santoro, Travaglio, sentiamo Giuliano Ferrara, sentiamo anche, non è un giornalista, però è un comico che fa politica, Beppe Grillo. E la gente oggi come oggi, da questa moltitudine di informazioni, spesso ne esce un po' frastornata, insomma. Ma tu, da giornalista, insegnando anche giornalismo, insomma, che cosa ti senti di dire alla gente per comprendere più la notizia, insomma, per avere, diciamo, uno spirito critico più forte? Che cosa ti senti di dire, Lino? Ma tanto per cominciare, questa su che cosa sia il giornalismo è una vecchia storia, vecchia forse quanto il giornalismo stesso. C'è chi lo definisce un potere, chi un contropotere, eccetera. Io, quanto sento la parola potere, diciamo legata al giornalismo, ho un po' di reazione immediata. Credo che in generale sia un servizio che si ponga come guardiano del potere, ecco, non come contropotere. Noi dobbiamo tener conto che qualsiasi passo della nostra vita quotidiana, dal traffico ad uno sportello, ad un rapporto con una pubblica amministrazione, eccetera, siamo angustiati da piccoli e grandi poteri che cercano di soverchiare i nostri diritti, di ignorare quelle che sono le nostre esigenze e le nostre aspettative. E quindi il giornalismo è un'attività di servizio per i lettori, per i telespettatori, per i radioascoltatori, eccetera, a difesa di questo potere, ma anche per dare, come diceva un vecchio direttore del Corriere della Sera, avvisi e utili notizie e utili avvisi. Ecco, questo è il giornalismo. Poi tu hai accennato a Santoro, a Travaglio, eccetera, ci sono mille maniere di farlo, e soprattutto adesso che il giornalismo è in buona parte televisivo, le esigenze della televisione, che sono anche esigenze di spettacolo, hanno un po' cambiato, diciamo, lo stile del giornalismo, ma questo, diciamo, non ho nessun problema. Certo, è diventato un po' più spettacolo rispetto a prima, ma sono le regole della comunicazione. Ecco, Lino, una cosa importante, spesso, diciamo, quando apriamo un giornale o sentiamo un telegiornale, noi abbiamo notizie ripetute, simili, identiche. Insomma, vedere un telegiornale di Rete 4 quasi è la stessa cosa vedere un telegiornale di Rai 1. Come mai questo? È un problema di corrispondenti, o è un problema proprio anche lì di omologazione di messaggio, insomma? Ma le notizie sono quelle. Se non ci sono dei particolari tagli degli organi di informazione, magari per i giornali può succedere che ci sono dei giornali più generalisti, quelli che si occupano di tutto, o giornali più specializzati tipo il Sole 24 Ore, che si occupa di economia, o i giornali che si occupano di sport, eccetera, c'è questo rischio della ripetitività delle cose. Questo sta cambiando e cambierà sempre di più, quanto più si affermerà per esempio l'informazione online. Online, certo. È un'informazione H24, cioè in qualsiasi momento
reale, oltretutto. Sì, in tempo reale, con una fogliazione infinita, oltretutto. Ecco, in qualsiasi momento della giornata tu voglia essere informato, sei informato, ma adesso lo puoi fare anche su un telefonino, certo, su un blog, eccetera. Allora i giornali dovranno così cambiare un po' per adeguarsi a questo nuovo, a questi nuovi strumenti di informazione. Non spariranno, ma diventeranno dei giornali molto più di commento, molto più di approfondimento, e quindi inesorabilmente, inevitabilmente si diversificheranno fra di loro molto di più di quanto non avvenga oggi. Beh, io lo spero, Lino, lo spero, perché alla fin dei conti abbiamo vissuto un po' in questi ultimi periodi a telegiornali fatti di spot di pochi secondi, dove la massaia, mentre lava i piatti, sente inquisito Tizio e Caio, e quell'inquisito Tizio e Caio è come dire bruciato Tizio e Caio. L'approfondimento, insomma, io dico, consiglio sempre la grandezza di un giornale è proprio la capacità di approfondire. Ecco perché la tecnologia sta permettendo questo ed è importante. Lino, entriamo adesso nell'argomento, benissimo, nell'argomento che veramente sta toccando un po' tutti quanti noi. Crisi, ormai sembra che nella nostra vita questo termine crisi è come dire un chilo di pane, come dire un bicchiere d'acqua, c'è la crisi. Ora, tutto nasce negli Stati Uniti, parliamo del 2008, caduta di Lehman Brothers, questa grande crisi delle banche, e all'improvviso arriva in Europa e in Italia soprattutto, insomma, una cosa che noi, sino a poco tempo fa, chi ha mai parlato di spread? Chi ha mai visto il debito pubblico come un qualcosa di tremendo, di terribile? Io ricordo che quando eravamo la lira si parlava di svalutazione, si parlava di inflazione, sì, ma di spread, di differenziale, insomma, non se ne è mai parlato. E qui c'è una linea di pensiero molto forte. C'è chi dice l'euro, tutto sommato, è una trappola, ma nello stesso tempo c'è chi dice no, grazie all'euro noi oggi come oggi tutto sommato ci stiamo salvando, e c'è chi dice ma con la lira francamente era molto diversa, perché avevamo la sovranità monetaria, avevamo la possibilità di svalutare, l'esportazione in caso svalutavamo eravamo più forti, nel caso si rivalutava la moneta riuscivamo a importare di più, stampavamo noi soldi, ne stampavamo quante ne volevamo, tutto sommato dal dopoguerra ad oggi siamo sempre cresciuti. Tu cosa ne pensi, Lino? Che idea ti sei fatto? Ma non è che, tanto per cominciare, non uscire dall'euro sarebbe una follia, e io ho sempre detto, ma non io, ma insomma tutti gli economisti, eccetera, che l'euro ha in una certa misura salvato l'Italia, nel senso che ha dettato delle regole che hanno costretto, diciamo così, l'Italia a rispettarle e quindi ad evitare che per esempio il suo debito pubblico aumentasse più di quanto non sia avvenuto. E già è un altissimo debito pubblico, sia pure con l'euro, figuriamoci senza euro. Sentiamo, hai detto giustamente tu, che questa crisi nasce dagli Stati Uniti, quando con spericolate operazioni finanziarie, sì, soprattutto quelle sull'immobiliare, cioè la bolla delle case, si sono dati prestiti appunto a gente che non poteva, già in partenza, che non avrebbe potuto più onorare questi debiti. Ma la cosa grave non è stato solamente il crollo del loro mercato immobiliare, è stato che questi debiti li hanno diffusi in tutto il mondo attraverso delle operazioni finanziarie, derivati, famosi derivati, sì, e quindi hanno inquinato tutto il mondo con questa carta straccia. Poi noi ci abbiamo messo anche di nostro, perché il debito pubblico di alcuni paesi è aumentato oltre i limiti consentiti. Parlo del debito pubblico italiano, ma soprattutto di quello greco, di quello spagnolo, di quello portoghese. E quando tu vai a chiedere dei prestiti, è come quando chiedi un prestito ad una banca, prima o poi lo devi restituire, certo, altrimenti incorri in alcune sanzioni. Il debito pubblico italiano, che non è neanche il più grande del mondo, perché sembrerà strano, no? Ma il più alto debito pubblico mondiale è quello del Giappone, certo, che è la terza potenza economica mondiale. È vero. Il primo debito pubblico del mondo è quello degli Stati Uniti, che sono ancora la prima potenza mondiale. Con titoli in mano ai cinesi, oltretutto. Titoli in mano ai cinesi, ma hanno una forza economica che l'Italia non ha. Ora, una parte di questo debito pubblico è stata chiesta all'estero, e ovviamente, come quando vai a chiedere il prestito a una banca, a un amico, eccetera, quella banca o quell'amico si chiedono se tu un giorno sarai in grado di restituire quello che hai chiesto.
chiesto e magari in un certo momento premono perché questo sia restituito. È l'attuale situazione che porta a tutto quello di cui tu hai parlato, spread e compagnia. Ecco, però tu che hai seguito con Gazzetta del Mezzogiorno molto della realtà produttiva del Mezzogiorno, l'Italia, tu sai bene che qui noi avevamo distretti del mobile, grandi produzioni terziste, i famosi fasonisti, ricordi insomma, quindi un tessuto paragonabile a quello della, diciamo, del Veneto, insomma, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, insomma famiglie che si univano e producevano. Ora, eravamo di fronte a che cosa? A una moneta che ci permetteva di esportare, a un sistema del credito che aiutava queste imprese. Quindi tutto sommato, insomma, non eravamo la Germania, perché la Germania non ha questo tipo di organizzazione. Noi avevamo un'organizzazione diversa, forse unica al mondo, insomma. Ora, in questa germanizzazione, diciamo, dell'Italia e dell'Europa, un tessuto produttivo così particolare come il nostro, che ha bisogno di esportazione, ha bisogno di credito soprattutto, che ha bisogno forse anche di una moneta un po' meno forte, insomma. Come se ne esce, Lino? Ma noi dobbiamo germanizzarci, secondo il tuo punto di vista. Il problema, il riferimento alla Germania è valido semplicemente solo se noi ci riferiamo al 1989, caduta del muro di Berlino e inizio della globalizzazione. La caduta del muro di Berlino ha significato il mondo aperto, il mondo senza più frontiere non solamente per le persone, non solamente per i turisti, ma anche per i capitali. Probabilmente questa globalizzazione è arrivata troppo presto ed è arrivata senza regole così sufficienti. È quello che adesso a posteriori dice l'ex ministro Tremonti, ma insomma magari se lo diceva se ci pensava prima, insomma, sarebbe stato più credibile anche lui. In questa globalizzazione, allora, la caduta delle frontiere significa che i capitali si sono spostati da una parte all'altra e i capitali adesso si spostano verso quei territori di un qualsiasi posto del mondo, indifferentemente dove rendono di più, dove fanno più profitti. Questo che cosa significa per la nostra economia? Tu hai fatto accenno al periodo in cui si poteva esportare di più, eccetera. Voglio solo rilevare, ma tu lo sai benissimo, che è stato il periodo in cui il Mezzogiorno ha subito di più queste cose, perché la svalutazione della lira, la cosiddetta svalutazione competitiva della lira, si teneva basso il valore della lira perché così si riusciva ad esportare ad un prezzo più basso i nostri prodotti. Ha favorito soprattutto la piccola e media impresa settentrionale, più che quella meridionale che era meno sviluppata. Anzi, il Mezzogiorno ha subito delle conseguenze perché il valore della lira bassa e la svalutazione continua della lira ha danneggiato la parte del paese che aveva i consumatori più deboli, cioè il Mezzogiorno. Ora la storia è tutta un'altra. Se noi dobbiamo fare un appunto all'euro, è quello che non ci può essere una moneta senza che dietro ci sia un accordo di stati, no? Senza che ci sia un'autorità sovranazionale, che per l'Europa non c'è. E allora questa moneta così si comporta in maniera diversa a seconda dei paesi. La soluzione sarebbe quella di far diventare la Banca Centrale Europea un istituto di emissione, cioè un istituto che tipo la Federal Reserve, insomma, all'occorrenza possa stampare moneta e risolvere i problemi. Da 80 anni la qualità di sempre. Saicaf, il caffè. Da 80 anni la qualità di sempre. Saicaf, il caffè. Rassegna stampa con Leonardo Lorusso. Leonardo Lorusso, l'ho già detto la scorsa volta, rappresenta un po' il tutto ciò che è la voce dei giovani, insomma, della TV italiana. Tutto... Beh, speriamo, almeno spero che loro mi leggano in quanto tale, insomma. Beh, dico, alla fine dei conti, Leonardo, il punto è chiaro, nessuno ha la verità e nessuno può piacere a tutti. È chiaro che quando in qualunque argomento si cerca di capire e di interpretare,
con spirito critico, perché molte volte non siamo anche d'accordo, diciamo il tuo pensiero non è, tu non sei d'accordo con me e viceversa, però l'importante è crearlo lo spirito critico, perché poi ognuno si fa un'idea, un'opinione, e questo, la TV italiana punta a questo, punta proprio alla... No, il valore aggiunto nel poter creare una discussione che ovviamente non sia né da una parte quella di gridare al, non so, alla rivoluzione senza proporre nulla, senza nessun tipo di proposta oggettiva, e però dall'altra parte incominciare a discutere, capire, facendosi capire, perché tu ricordi abbiamo vissuto un periodo della politica dove c'è il famoso politichese, dove si capiva niente, quindi si dicevano tante cose alla fine, ma cosa ha detto? Ma nulla. Cominciamo a capire, la politica è qualcosa che ogni giorno prevede la vita di ognuno di noi che va a lavorare, cura la sua famiglia, usufruisce dei servizi la vita, pubblici. Bravo. La politica è la vita. Certo. Verifica un attimino quelle che sono le proprie condizioni, quindi sia nella famiglia per quello che è l'opportunità di spesa, che nella questione politica e quindi pubblica e per quelli che sono i servizi che ogni giorno uno vive nella nostra città, nella nostra regione, nella nostra Italia. Così come facciamo quando incominciamo a viaggiare, andiamo in un'altra città, la vediamo, la visitiamo, ci piace, vediamo quanto è pulita, quanto è sporca, e su questo bisogna dibattere, però dibattere con delle motivazioni e con degli argomenti che siano fattizi. Cioè, perché sennò poi davvero ci si perde sullo spread. E poi davvero intervistano i nostri parlamentari a Roma e gli dicono: ma lei sa cos'è lo spread? E non sanno cos'è lo spread, cos'è lo spread, spread. Ma sei poi di... e quindi no, perché poi ci si perde veramente, e l'ironia diventa quasi la giustificazione di tutti nel non saper dare una risposta. E questo è effettivamente questo non deve, è quello che non deve succedere. Leonardo, io vorrei incominciare proprio con una domanda proprio in riferimento a quelle che sono, diciamo, io lo definisco al famoso ascensore sociale, perché oggi come oggi giovani ragazzi arrivano mail e dicono: sì, ma mentre studio mi pongo la domanda, ma conviene che io devo stare non so quanti anni su questi libri per poi, insomma, io voglio dirlo, un'intervista fatta, una rassegna fatta con Enzo Di Vella, con il presidente Di Vella, lui mi ha detto che due dei portieri della Di Vella sono due avvocati, due ragazzi laureati in giurisprudenza, abilitati alla professione avvocato, che fanno i portieri. Attenzione, con tutto rispetto del lavoro dei portieri, però voglio dire, è giusto che a questo punto ci vengono queste domande, ma oh, ragazzi, vale la pena qui continuare o no? Ripeto, il famoso ascensore sociale, perché lo studio permetteva al figlio di un bracciante di diventare anche un personaggio, un professionista e via. Come giusto che sia. Secondo te? Però c'è un fattore, che oggi come oggi le professioni si stanno così perdendo, e quella che è stata la più grande ricchezza dell'Italia negli ultimi 50 anni, cioè le piccole e medie imprese, cioè i tanti artigiani che hanno fatto la ricchezza della nostra Italia, pian piano si stanno perdendo, cioè si stanno perdendo proprio le professionalità. Ora io, è giusto che uno studi e che uno cresca e che uno, certo, abbia le proprie ambizioni, per carità, però qui mi riaggancio a un problema ancora più grande, cioè io quando vado a scuola devo imparare a studiare, ma devo imparare anche una professione. Quando noi andiamo a fare un progetto a scuola e studiamo per 15 anni, per 18 anni della nostra vita e usciamo con delle nozioni didattiche, però non abbiamo nessun tipo di esperienza, di esperienze, praticità, di applicazione a quelle... Io sono stato fortunato, io ti dico, io ho fatto l'università economia e commercio abbinato al mio lavoro, quindi io ho avuto il valore aggiunto, che riconosco in una fortuna, nel poter applicare quello che studio. Ma lo studio, chiaramente, grazie alla professione che hai. Vabbè. E quindi in questo ho avuto, credo, un vantaggio nell'essere un pochino più veloce in questo. Però tutti quanti quelli che escono da una scuola devono poter avere l'opportunità di capire quello che hanno studiato. E quindi questa interazione così tanto decantata della scuola con l'industria,
con il commercio, ma non parliamo della Fiat. Quindi tu dici, parli di stage, parli proprio di affiancamenti, sì, così, mentre studi... Lasciamo perdere pure i paroloni, no? Formazione... Sì, sì, tutoraggio. Tutoraggio, parliamo delle cose pratiche. Allora, 6 mesi degli ultimi 2 anni dei superiori si passano in azienda. Se uno fa ragioneria deve capire cosa vuol dire non una partita doppia dal punto di vista didattico, ma l'applicazione di questo all'interno del lavoro. Anche perché il giorno dopo, una volta che un'azienda si è costruito il ragazzo al proprio interno, beh, quel ragazzo è un patrimonio indiscusso, perché l'azienda ha investito in termini di formazione ed è un patrimonio indiscusso. Sì, devo dire che la scuola in Germania, vi dico un po' come funziona, a un certo punto della formazione scolastica viene dato un indirizzo al ragazzo e quell'indirizzo è rigido. Nel momento in cui al ragazzo viene consigliato, non so, studi tipo scientifici e via, a quel punto l'indirizzo è rigido, perché diciamo la formazione scolastica proprio indirizza in maniera rigido il... Qualcuno può dire, ma io inizialmente magari sono più portato per materie umanistiche, poi magari più voglio cambiare. No, invece lì ti danno subito questi indirizzi. Un taglio ben preciso. Ed è la strada ma perché uno fa una scelta. Se la scelta è quella, bisogna perseguire. Sì, ma anche perché loro in questa maniera cercano di creare un certo equilibrio nelle professioni, perché non è che tutti possono diventare avvocati o tutti medici o tutti, insomma, alla fine dei conti è condizionata, qualcuno la deve andare pure ad aggiungere. Eccolo qua, eccolo. Allora... Quindi si cerca anche di dare un equilibrio professionale, perché poi oggi come oggi in certe professioni ci sono delle carenze, o no? Proprio in questo ti dicevo, io quando ho approvato con qualche preside di istituto superiore a dialogare per fare entrare qualche ragazzo in azienda in formazione, loro mi hanno dato delle disponibilità di 50 ore l'anno. Sì. Allora voi mi dovete spiegare, in 50 ore, 60 ore o 100 ore, ma cosa vuoi che impari una persona giusto per empire le scartoffie e dire che abbiamo fatto formazione e beccarci finanziamenti pubblici? Ecco, bravo. No, non è bravo. Questo lo stile che deve accompagnare... Beh, che ci ha accompagnato però, eh? Guarda, allora io mi dissocio. No, cioè, no, ci ha accompagnato, parlo come sistema. Sì, no, ma è sbagliatissimo. Ma che c'è? Cioè, assolutamente. È proprio questo che, tra l'altro, il giovane, sapendo il giovane, acquisisce come sistema di lavoro. Totalmente sbagliato, anzi, lui deve venire consapevole che lì sta arricchendo se stesso, arricchisce l'azienda per cui sta lavorando, certo. In cui deve scommettere anche lui. Perché oggi il grande valore aggiunto di un'azienda, se vuol competere, è proprio il grandissimo patrimonio che è dato dalle risorse umane. Le risorse umane, non ce lo pigliamo, due sono le cose, prodotto e risorse umane. Se questa combine si fa squadra e si cresce in tal senso, allora un'azienda può avere il giusto futuro. Ok, Leo, però si sta parlando, io adesso ho anche vari, non so, da Sole 24 Ore, Gazzetta, ormai è da novembre che si parla di articolo 18, si parla di più che altro precarizzazione, questo dobbiamo dirlo, insomma, molto del lavoro dei giovani è un lavoro precario. Tu che ne pensi? Insomma, perché lavoro precario molte volte significa anche incertezza del futuro, significa vuoi un mutuo per comprarti una casa e via, o ti devi sposare. Tu che cosa ne pensi? Mettendoti anche nei panni, soprattutto, di un ragazzo che si trova in questo tipo di mercato del lavoro. Io penso che la riforma del lavoro è un passo fondamentale per risanare le imprese e il problema sociale del nostro paese. Mm. Però detto più alla spicciolata, e non parlando di riforme, non si può, diciamo, tirare la coperta troppo da una parte e troppo dall'altra. Bravo, perché poi da una parte non ci perdiamo di vista il fatto che i soldi... Ma perché siamo tutti sulla stessa barca poi. Sulla stessa barca, perché i consumi fanno girare l'economia, e se non ci sono i consumi perché non ci sono gli stipendi, è chiaro che poi le aziende... Sì, non ma poi se la gente non sta bene, come può esserci equilibrio sociale, insomma, alla per fine questo, conti. Per questo, quando si parla dell'articolo 18 nella facilità del licenziamento, non è che uno vuole licenziare. O non è che uno vuole mandare in cassa integrazione, cioè tutta questa pantomima che si viene creata solo per distrarre, secondo me, ma mi posso sbagliare e vorrei che qualcuno mi contraddicesse, viene creata solo per sviare dal problema serio. Noi sarebbe qual è il problema? Il problema serio
è che abbiamo in Italia una forza come quella del sindacato che purtroppo ingessa, ingessa il lavoratore e ingessa l'azienda. Quindi crea, insomma, dei vincoli, delle barriere. Ed è un problema enorme. Il problema del sindacato è unico in Italia, poi. C'è un fenomeno, quello del sindacato, che in Italia è così pressante, a differenza della Francia, della Germania, che ovviamente caratterizza a pie pari tutte quelle che sono delle manovre, diciamo, innovative. Certo. Perché non possiamo parlare più degli anni 60. Qui il lavoro ha una velocità completamente diversa. Quindi l'articolo 18, fantomatico l'articolo 18, non è solo quello il problema, è anche la cassa integrazione, che è un furto che facciamo al nostro Stato. Cioè la cassa integrazione di cui le aziende private possono beneficiare è un furto allo Stato italiano. Se io non sono in grado di pagare i miei dipendenti, vuol dire che non ho fatto bene la mia azienda. Da 80 anni, la qualità di sempre. Saicaf, il caffè. Da 80 anni, la qualità di sempre. Saicaf, il caffè. Pensiero ad alta voce, pensiero ad alta voce, beh, oggi voglio parlare di una industria molto forte negli Stati Uniti d'America, in Europa attiva, però chiaramente posso dire paragonabile in questo periodo agli Stati Uniti d'America, visto anche la crisi economica che gli Stati Uniti d'America ha incominciato a vivere dal 2008 in poi. Io sto parlando dell'industria del cinema. Industria del cinema che negli anni 90, anni 2000, insomma, un potere pazzesco, incontrastato da parte degli Stati Uniti, con film, budget incredibili, tanti soldi e chiaramente tanti incassi. Ultimamente, con la crisi economica negli Stati Uniti, si è creato una sorta di livellamento. Infatti molta produzione americana non ha più, diciamo, i budget di un tempo, e quindi lavorando un po' in economia il cinema europeo ha incominciato a diventare più competitivo, ovviamente grazie a che cosa? Grazie a location particolari, grazie a storie interessanti e grazie anche all'idea dell'inserimento di commedie stile americano e format, insomma, e tipi di produzione che alla fine dei conti se la giocavano. Infatti gli incassi in Italia, devo dire che molti film italiani hanno avuto i primi posti nelle classifiche, questo veramente è un buon dato. Altro aspetto importante è l'idea che il cinema, insomma, d'altronde questo devo dirlo, l'aveva capito anche il Benito Mussolini proprio all'inizio del cinema, che la macchina del cinema era una macchina potentissima come macchina di propaganda e di pubblicità, insomma, anche pubblicità del territorio. Guarda caso questi enti, queste film commission regionali fanno bene ad investire, a mettere a disposizione dell'industria cinematografica location, fondi, mezzi, uomini, per far sì che le produzioni venissero fatte in varie regioni d'Italia. E quindi cosa accade nel momento in cui parlo, ad esempio, la Puglia, una delle regioni più, diciamo, assalite dalle produzioni cinematografiche? Io parlo ad esempio da delle produzioni tipo quelle indiane, parlo di Bollywood, che addirittura a Baia delle Zagare sul Gargano hanno girato delle scene. Chiaramente avere una produzione indiana, devo dire, vi consiglio di guardare film indiani, tipo film tipo Milionaire e via, per capire a che livello di regia, a che livello di produzione sono arrivati. Sono primi al mondo oggi come oggi.
oppure fiction tipo soap opera, insomma, come la famosa Beautiful, girata anche in Puglia. Beh, devo dire, è un mezzo di comunicazione importante, di pubblicità, perché nel momento in cui andiamo al cinema e siamo a Milano e vediamo uno scenario tipo Mare, Trulli o altre situazioni regionali che possono essere, ecco, il Montalbano è un aspetto importante, questo legame cinema-territorio, cinema pubblicità, veramente effettivamente è un mezzo straordinario per quanto riguarda la promozione dei territori. Un'altra cosa molto importante è il cambiamento che è in atto nel mondo del cinema grazie al digitale, insomma, si riescono ad avere produzioni più leggere, più economiche, ma di qualità, e soprattutto il fatto che si sta andando sempre più verso un cinema digitalizzato, quindi non più il cinema fatto con le vecchie pizze, insomma, vi ricordate quei proiettori mega che si usano ancora? Beh, tra un po' invece sarà tutto digitalizzato e quindi ovviamente grandi risparmio per quanto riguarda la distribuzione cinematografica. E qui devo dire che, ripeto, c'è con anche probabilmente il cambio di concezione proprio dalla sala cinematografica. Mentre prima il cinema veniva visto come un momento dove andare, dedicare quelle due ore, insomma, e vedere il film e andare via, probabilmente il cinema del futuro sarà una offerta più variegata. Io mi potrò vedere un concerto al cinema, io potrò vedere una serie, anche una partita di calcio, anche un evento sportivo, perché la programmazione ovviamente sarà centralizzata e quindi l'offerta sarà come una sorta di televisore, insomma. Ecco, perché no, il cinema potrà essere anche un modo per rincontrarsi, per rifare aggregazione. Vi ricordate quando non c'erano le televisioni agli inizi della TV e tutti andavano a casa di Tizio, a casa di Caio che aveva la televisione? Beh, il cinema digitalizzato potrebbe diventare anche un grosso punto di incontro. Quindi grande attenzione a il cinema del futuro, grande industria, e francamente devo dire è una delle, diciamo, delle industrie dove si può, ecco, investire, perché alla fin dei conti questa ripresa italiana deve passare attraverso, ripeto, l'alta specializzazione, la specializzazione dei l'alta qualità dei prodotti, perché insomma non è che possiamo andare a competere con Cina e India per quanto riguarda prodotti a basso costo di lavoro, e quindi il cinema, l'industria del cinema, secondo me rientra come una di quelle industrie che può, diciamo, essere importante per far ripartire questa nazione. E quindi, che cosa dire? Viva il cinema! Da 80 anni, la qualità di sempre. Saicaf, il caffè